Vediamo insieme cosa ci propone di bello Burda di dicembre. Come vedi dalla copertina, propone degli abiti in vista delle feste di Natale. La prima sezione abbina dei vestiti da donna insieme a dei vestiti da bambina, quindi qui troviamo un gilet e una giacca con la zip e il cappuccio, mentre per la mamma troviamo questa bellissima gonna svasata realizzata con un tessuto di seta, quindi da utilizzare comunque sotto le feste. Cade molto bene, molto carina, molto semplice e ha solo due pallini per la realizzazione, quindi non è troppo difficile. Abbiamo poi sempre per la piccolina un abito con le balze, mentre qui abbiamo questo cardigan largo e carino, simpatico. Nella sezione di scuola di cucito troviamo questo abito con le nervature che in questa fantasia diciamo non mi entusiasma e soprattutto perché è in periodo di Natale, insomma mi sembra più un periodo campagna, però dopo lo troviamo in un altro tessuto ed è più carino. Bello invece questo abito sagomato e lungo i fianchi qua e lungo i lati con la cintura, mi piace anche il tessuto con questa fantasia geometrica. Molto carina la vestaglia kimono a tre pallini e la trovo molto chic e molto bella, mi piacerebbe poterla realizzare. Un pantalone della tuta molto semplice, pantalone da jogging, solo due pallini, comodo comunque per stare in casa. E capottino per la piccolina, mentre per la mamma troviamo una giacca corta realizzata appunto con un panno di lana morbido e carina. Questa t-shirt diritta, senza cucitura nelle maniche, e sembra semplice, in realtà ha tre pallini, mentre per la bambina troviamo una casacca divisa a metà con l'arricciatura. Una camicetta, una blusa con le ruche lungo la bottonatura e poi troviamo questa casacca maglia che invece non mi piace, cade male qua nella schiena, non mi piacciono questi bottoni sul dietro tirati su. Come nella scuola di cucito, come vi dicevo, c'è il passo dopo passo come realizzare questo abito con le nervature. Nelle sfilate ci viene proposto il pantalone con effetto smoking, nel senso della banda laterale, e qui ci fa vedere come realizzare questo con un tessuto jersey, quindi molto morbido e quindi sembra anche molto comodo, con gli spacchetti e la cerniera qui nella caviglia, molto molto carino, molto bello. Tre pallini, non facilissimo. Abbiamo una sezione dedicata allo sci, molto bella questa gonna con cerniera fino su, le tasche larghe, lo spacco, una gonna svasata, trapezio, veramente semplice, due pallini, bella. Questi sono i pantaloni sportivi come i jogging di prima, con un tessuto più invernale, diciamo, e questo è lo stesso abito sagomato di prima in tinta unita. Abbiamo poi una giacca corta, sportiva, con questi inserti sulla manica e un abito a boule che può andare bene se vai in montagna. La camicia con le ruche come quella precedente e una t-shirt in maglina collo alto, semplice, solo due pallini, comoda e versatile. Invece il masterpiece che ci viene proposto successivamente è un blazer senza collo, semplice, molto carino, ha però quattro pallini, quindi non semplicissimo. Molto bella e facile anche questa giacca con lo zip, con un tessuto trapuntato, con il cappuccio e le tasche cucite sui bordi. Saltiamo la parte degli inserti di cucito. Troviamo questo modello retro masterpiece, ispirato appunto a questo look di Ava Gardner e Sophia Loren, veramente bellissimo, mi piace tantissimo, mi piace il drappeggio laterale con la gonna svasata che scende e il collo asimmetrico in cui c'è questa fascia che sembra appunto una stola e la spallina più semplice. Molto bello in questo tessuto, un abito sicuramente impegnativo per Capodanno, quattro pallini. Abbinamento poi di colore giallo e blu, contrasti che si abbinano molto bene. Troviamo il blazer
già uguale a quello di prima che abbiamo visto nel masterpiece, e questa gonna è svasata, lunga, con questi inserti, carina, mi piace. Bello, molto bello questo cappotto svasato con i bottoni laterali, il colletto alla coreana alzato e la cucitura in vita, molto bello, ha tre pallini. E questo abito midi anche carino, non mi piace molto la fantasia con questi stivali, non mi dice niente, però è carino, mi piace lo scollo molto ampio, la cintura in vita e la gonna svasata con lo spacco. Bellina anche questa t-shirt diritta nel collo, senza cucitura delle maniche, con questi bottoncini sulla manica, molto ben rifinita, bello il colore. Bella anche questa blusa che ha lo scollo a giacca e questo bel bottoncino, bello questo tessuto in velluto cangiante e il taglio della manica mi piace molto, due pallini sembra anche molto facile. Ecco il vestito che vi dicevo con le nervature, in questa fantasia blu è sicuramente più carino, abbinato con gli stivali così e le calze blu, sicuramente più versatile per la stagione. Anche questa giacca kimono è molto bella, ha solo due pallini quindi sembra facile. Si può realizzare con un tessuto più prezioso, utilizzare anche appunto per una serenata di Capodanno. Infine questa bella blusa con un nastro nel collo. Il tessuto non mi piace, però il modello sì. Questa è la scuola di cucito per realizzare il blazer senza collo, passo dopo passo. Abbiamo la moda curvy con dei modelli molto carini, pantalone ampio e diritto, tre pallini con le tasche e questa giacca scivolata realizzata con un tessuto molto leggero e bello, e tre pallini anche questo, il collo da portare alto e bella, bello, molto bello questo cappotto con lo sfondo piega dietro, e mi piace il collo stondato, sagomato, e il dietro mi piace molto questo tessuto che ha delle parti cangianti che lo rendono elegante ma anche casual. Bella anche questa t-shirt con il nastro laterale che la rende un po' asimmetrica e anche questo vestito da sera, insomma, da Natale, Capodanno, con la fascia alta in vita, lo scollo a cuore molto molto elegante. Questo ha tre pallini. Poi abbiamo due bluse che sono praticamente lo stesso modello, che sono hanno dietro una parte più arrotondata. Qui è tenuto con il collo chiuso, qui aperto più camicia, realizzato con due tessuti diversi, questo più da ufficio, questo più da sera, molto carina. Infine abbiamo uno spazio dedicato ai regali che utilizzano dei pezzi di pelle per realizzare appunto dei portamonete come questo, sembra molto facile nel senso che si inserisce la cerniera, si taglia un pezzo per fare questo pompon. E si piega a metà, si fa una cucitura a vista. Molto carini come pensieri di regali, bella anche la nuvoletta portachiavi, il portabottiglie per la serata di Natale a Capodanno, comunque delle feste, e un segnalibro. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se è così, ricordati di iscriverti al mio canale, lasciami un commento e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornata. Ciao!